Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Lardaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stellitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Sono dodici. Allora abbiamo 12 consiglieri presenti, quindi c'è il numero legale per iniziare la seduta. Prego, consiglieri. Chiedo di intervenire 30 minuti sul gioco. No. Sui verbali. Sui verbali. Non c'è discussione sui verbali. Allora, scusate, dispiace. Allora. 12 consiglieri presenti, quindi approfitto, vabbè, prima erano 12, ora sono rientrati. Allora, nomino quale scrutatore della seduta i consiglieri Carrus, Benassi e Lanotte. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi, sono previa comunicazione alla Presidenza. Grazie. Allora, propongo al Consiglio. Scusate, possiamo? Allora, scusate un attimo, prima di passare diciamo al primo punto all'ordine del giorno, credo da parte mia, credo di diciamo di capire anche, di interpretare anche la volontà di tutto il Consiglio su un fatto, un avvenimento diciamo che ci tocca molto come settimo municipio. Questa mattina nella chiesa di Don Bosco ci sono stati i funerali celebrati da padre Alex Zanutelli di una persona molto cara per questo territorio. Sapete che è scomparso il dottor Antonio Calabrò. Oggi, durante i funerali, appunto celebrati da padre Zanutelli, tutti noi conosciamo padre Zanutelli per il suo impegno verso gli ultimi. Io ho riflettuto, un parete di strada che celebra i funerali di un medico di strada. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo, perché Calabrò è stato, purtroppo dobbiamo dire è stato, fino all'altro ieri, un medico veramente di strada, un medico cardiologo, molto attento agli umili. Sapete che aveva voluto un ambulatorio a Piazza dei Decembri, in questo ambulatorio lui assisteva, cercava di guarire gratis tutti quelli che si rivolgevano a lui, gente umile, clochard, gente di strada, immigrati, non faceva nessuna distinzione, per lui erano tutte persone che avevano bisogno della sua assistenza. E credo, durante i funerali, un rappresentante, un esponente della comunità di Sant'Egidio ha proposto
in maniera pubblica che di apporre una targa in ricordo di Antonio Calabrò a Piazza dei Decemberi, e non solo, ma ha proposto di rendere permanente l'ambulatorio, che adesso diciamo è costituito da un container, lì a Piazza dei Decemberi, a disposizione sempre di tutti quelli che si rivolgono, che hanno bisogno di assistenza, insomma soprattutto diciamo le persone più indifese, le persone più deboli. Io credo che questo appello della comunità di Sant'Egidio si debba accogliere, quindi dovremmo fare tutto il possibile. Comunico che sul tavolo della Presidenza è arrivata una mozione, articolo 58, firma di, poi discutere, firma di Tutino, Adaca, Benassi, Cofano, che poi io credo di poter accogliere, discutere alla fine, diciamo, di questo, come ultimo punto di questo consiglio, che il titolo è In memoria di Antonio Calabrò, che poi faremo delle copie e sarà distribuito a tutti i consiglieri. Io chiedo però, prima di procedere, diciamo, all'ordine del giorno, di sospendere un attimo il consiglio e fare un minuto di riflessione per Antonio Calabrò. Allora, riprendiamo il consiglio, prego di fare le fotocopie di questo atto. Propongo al consiglio di invertire l'ordine del giorno, diciamo di procedere prima con l'approvazione dei verbali, che non richiedono discussione. Allora, se non ci sono opposizioni a questa richiesta di procedere all'approvazione dei verbali, ci sono opposizioni a questa inversione dell'ordine del giorno? Ripeto, ci sono opposizioni? Qualcuno è contrario? Consigliere Cerconi. Non ho capito. E io sono contraria, ha detto. Vabbè, lei è contraria, d'accordo, vabbè. Okay. Lei è contraria. Allora, metto in votazione se il consiglio è favorevole all'inversione dell'ordine del giorno. Chi è favorevole? 10, 11, chi è contrario? Chi si astiene? 1. Approvato. Inversione approvata. Allora, l'inversione è approvata. L'inversione è approvata, quindi sui verbali dal numero 23 al numero 34 ci sono osservazioni da parte dei consiglieri. Quale verbale? No, l'osservazione deve essere specifica, consigliere Matrone. Presidente, però leggere dei verbali, almeno io non c'è stato un errore, cioè? Relativi a dicembre 2014, mi sembra una cosa un po' esagerata. Che cosa? Cioè, ho letto approvazione verbali dicembre 2014. Dal 23 al 34, relative alle sedute, dal 18 settembre
al 18 dicembre 2014. Allora io adesso gli faccio un'interrogazione. Mi dica che cosa diceva il verbale numero 10. Sono a leggere, consigliere Patrona. Erano a disposizione per essere letti. Sì. No. Allora, se ci sono osservazioni nel merito dei verbali, io li accetto. Se non ci sono osservazioni, andiamo avanti. Mi faccia finire, presidente. Consigliere Patrona, i verbali vanno letti. Ecco. Sono a disposizione della presidenza del Consiglio. Io sto contestando un'altra cosa. Non si possono approvare dei verbali relativi un anno fa. Chi l'ha detto? Cioè, ma come chi ha detto? Ma che? Ma secondo lei, ma se consigliere Patrona, va approvato. Lei che fa il consigliere da diversi anni ormai dovrebbe sapere. Non è così, presidente. Perché si parla. Ci si attrezzerà perché il verbale possa essere approvato nella seduta successiva. Allora, seduta successiva significa che sono passati 11 mesi. Sono passati parecchi anni, consigliere Patrona. Consigliere Patrona, per favore. Allora. Voleva la guerra? No, io non voglio nessuna guerra. Allora, non è possibile. Allora non, fa non voglio nessuna guerra. Allora, ci sono opposizioni in merito al contenuto dei verbali? Io mi oppongo perché non è un'opposizione questa. Consigliere Cerconi, in merito a quale verbale? E poi gli altri consiglieri sono d'accordo. Consigliere Cerconi, in merito a quale verbale si oppone? Fa osservazioni? Io dichiaro l'impossibilità di votare questi verbali, quindi se voi li fate votare... Ma non si votano i verbali, consigliere Cerconi. Se voi lo fate, perché non è... Allora, le spiego qual è il problema. Consigliere Cerconi, i verbali non si votano. Presidente, o me fa parlare una volta, se no non parlo. E lei dice che bisogna votare. No, non parlo e mi devo stare... Sia calma, consigliere Cerconi. No, allora mi fate parlare. Qual è l'opposizione in merito al contenuto dei verbali? L'opposizione non si fa solo nel merito dei verbali, ma si fa di forma. Quindi io oggi contesto la forma nella quale oggi si procede alla votazione dei verbali, cosa che è legittima. Qual è la forma? Se no si studia il regolamento, si studia le norme e poi mi dice correggere. Va bene, d'accordo. Okay. Ma questa è l'osservazione? Allora, no, l'osservazione. D'accordo, sì. Va bene. L'osservazione che io faccio, guardi consigliere, presidente, non sto scherzando, questa volta finiamo su tutte le pagine dei giornali e al segretariato generale, se non mi fa finire di esprimere un pensiero. Vabbè, prego, finisca. Allora, alle segretarie delle commissioni viene chiesto di redigere verbale contestualmente. Io richiedo che la stessa cosa, o massimo entro la seduta successiva, venga fatta per questi verbali. Se no, non ci possiamo ricordare a tutela della maggioranza e dell'opposizione quello che viene detto. Punto. Quando gli uffici avranno risorse umane a disposizione sarà fatto. Allora, poi giustamente il verbale della commissione è diverso dai verbali dei consigli. Allora, non ci sono osservazioni di me, consigliere Coia. Però ripeto, le osservazioni si fanno sui contenuti dei verbali. Prego. Ritengo che il contenuto dei verbali sia pressoché inutile, anche se poi è quanto di minimo richiesto dal regolamento, così come riprodotto. Quindi mi rifiuto di votare una cosa del genere. Ma non si vota, consigliere? No, mi rifiuto di avallare, mi scusi il termine, un verbale che alla fine riporta sì e no, diciamo, l'ordine di intervento di consiglieri, assessori e pochissimo altro, se non dietro espressa richiesta di trasmissione verbale. Capisco i problemi di personale, li capisco, però va trovata una forma differente, perché non è che uno, per capire cosa viene detto in merito a un problema, può vedersi comunque 3 ore di registrazione. Ringraziando poi gli amici, insomma, e i sostenitori di quanto viene videoripreso. Quindi secondo me bisognerebbe lavorare affinché i contenuti siano realmente... Su questo lei ha perfettamente ragione. Grazie. Ha perfettamente ragione su questo. Allora, ci sono, però ripeto, scusate consiglieri, in questa fase io ho messo, diciamo, quanto riguarda i verbali, le osservazioni sono sui contenuti dei verbali. Beh, consigliere Stelitano, prego. Sì, presidente, molto umilmente e rispettoso per la sua persona e per la presidenza e per gli ufficio consiglio. Io le vorrei proporre di sospendere il consiglio, fare una conferenza dei capigruppo, perché a mio parere ogni volta che c'è il consiglio si deve approvare il verbale della seduta precedente. Ma visto e considerato che... nella scorsa consigliatura, e non è che voglio dire perché io facevo parte, no, assolutamente, però dovevamo mettere, si era fatto deciso in conferenza, in consiglio, che si procedeva in questo modo. Allora, visto che
uno non si ricorda quello che abbiamo detto un anno e mezzo fa o sei mesi fa, io non mi ricordo neanche lo scorso consiglio, pensi un po' se... Allora, non penso che lei e l'ufficio consiglio scriveranno o metteranno dei verbali in cui noi possiamo essere perseguiti a livello giuridico, però a livello di tranquillizzare tutto il consiglio, non solamente la maggioranza che va a colpi di maggioranza sull'approvazione del verbale, ma penso che l'approvazione del verbale deve essere una cosa condivisa più possibile. Però se lei crede, io voto quello che dice lei. Assolutamente, però un po' di non si votano, si approvano, quello che voi crede, consigliere Le Tredicine, però state. Grazie, mi scuso. Prego. Presidente. No, non le ho tolto la parola, scusate, allora, scusate per cortesia. Allora, io credo che questa osservazione affinché i verbali vengano fatti subito dopo, vengono approvati nel consiglio successivo, sia un'osservazione sicuramente giusta da accogliere, da rispettare. Però noi, diciamo, gli uffici non sono in condizioni per adesso, è da parecchi anni, e non da un mese, da parecchi anni, anche una precedente consigliatura, non sono in condizione di procedere a questo. Quindi appena quanto, diciamo, le risorse umane saranno adeguate, si farà il possibile. Per adesso non è possibile. Allora, quindi non ci sono osservazioni, consigliera Lenci. Scusi Presidente, io capisco tutto. Però noi qui in questa consigliatura abbiamo avuto tanti problemi, addirittura abbiamo avuto atti in consiglio che non ne conoscevamo neanche come erano usciti dalle commissioni. Allora, se c'è un problema di dipendenti, lei ce lo dice e noi vorrà dire che andremo a fare la guerra, perché approvare cose che non ricordiamo, entrare in consiglio e dover studiare gli atti perché non sappiamo come sono usciti dalle commissioni o dagli uffici competenti, questo non è possibile, perché abbiamo una responsabilità verso i cittadini e verso noi stessi. Quindi non vorrei che dietro a questo si nascondesse altro. Grazie Presidente. Credo che non si nasconda assolutamente niente. Ritengo anche, cioè, che il consigliere che vuole, di tutti i consigli, non solo c'è la registrazione video, ma c'è anche la registrazione audio presso l'ufficio consiglio. Quindi i consiglieri, anche domani mattina, che vogliono riascoltare, diciamo, quello che è avvenuto in consiglio, vanno all'ufficio consiglio e possono benissimo riascoltare gli interventi, le osservazioni e l'andamento del consiglio. Allora, detto questo, se non ci sono osservazioni sui verbali, sul contenuto dei verbali, do per approvati i verbali dal 23 al 34. Non si votano i verbali, consigliere Cercone. I verbali non si votano. Dica quello che ritiene opportuno. Allora, va bene. Allora, i verbali approvati, grazie. Passiamo al primo punto. Consigliere Cercone, si studi bene il regolamento, per favore. Allora, primo punto dell'ordine del giorno. Proposta. Regolamento, richiamo al regolamento. Cortesemente mi dice dove è scritto che il Presidente del Consiglio approva i verbali? Quale articolo? Allora. L'approvazione del verbale avviene previa lettura, alla quale può derogarsi se il verbale è messo a disposizione dei consiglieri presso l'ufficio di segreteria 24 ore prima dell'inizio della seduta. Se non sorgono osservazioni, il verbale si intende approvato. Ma osservazioni non sui contenuti. Il verbale si osserva sui contenuti, consigliere Coglia. Allora, primo punto, chiuso, grazie. Allora, torniamo un attimo alla proposta. Scusate,